Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo nel video dei preferiti del mese, perché è un format che ho visto fare a tipo tutta YouTube Italia e quindi ho detto ma lo faccio pure io, no? Magari a qualcuno interessa. Comunque ragazzi, scherzi a parte, oggi abbiamo diverse cose di cui parlare e quindi niente, se questa tipologia di video potrebbe piacervi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che magari lo farò ogni mese. Ovviamente non sempre con le stesse cose, magari cambieremo cose, tipologie di preferiti e vedremo un po'. Insomma, fatemi sapere anche nei commenti qua sotto quali sono i vostri preferiti del mese di gennaio. E quindi niente, iniziamo subito col video. Direi di iniziare dalla categoria serie TV. In quest'ultimo periodo sto davvero troppo ma troppo in fissa con Riverdale, che è una serie TV che appunto ho iniziato a inizio gennaio, perché praticamente in classe mia ne parlavano tutti, pensavo fosse una di quelle serie TV mortorio apocalittico con gente che si bacia e basta, invece no, mi sta davvero colpendo ed è una serie che è piena di colpi di scena, di cose da fare, da vedere, di cose da capire, di misteri da risolvere e quindi mi sta piacendo un botto, è il mio genere di serie TV preferito e sì, per il momento adesso è la mia serie TV preferita, anche se quella principale per il momento resta sempre Breaking Bad, seguita poi da Better Call Saul, quindi sì. Diciamo che in prima posizione abbiamo Breaking Bad e Better Call Saul, in seconda posizione c'è subito Riverdale che mi sta piacendo davvero un botto. Purtroppo non è una serie TV completa, infatti stanno continuando ad uscire gli episodi, siamo arrivati alla terza stagione con il 10° episodio e giovedì, cioè oggi per voi, in teoria, dovrebbe uscire l'11° e quindi sarò lì attaccata allo schermo a guardarmelo, ovviamente sottotitolato. Because in Italia uscirà l'anno prossimo, quindi non voglio aspettare un altro anno per guardarmi la terza stagione. E quindi sì, Riverdale mi sta davvero piacendo un botto. Se siete degli amanti di questo genere, mi sa che vi conviene vederla, perché è davvero una serie molto molto carina. Poi, per quanto riguarda il comparto film, anche se non sono una che si mette lì a guardare film, perché più che altro sono una che guarda serie TV oppure gioca ai videogiochi, per il lato film questo mese abbiamo Una spia al liceo di Miley Cyrus, un film uscito nel 2012 con appunto protagonista Miley Cyrus che, come da titolo, insomma fa la spia in un liceo e praticamente deve risolvere anche lei un mistero proteggendo una ragazza e quindi sì, insomma, meglio che ve lo vedete perché non voglio spoilerare se non l'avete visto e se invece l'avete visto fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Tra l'altro di Miley Cyrus dovete sapere anche che è la mia cantante preferita, perché per chi non lo sapesse Miley Cyrus canta, ed è anche la mia attrice preferita perché da quando sono piccola così, non è che adesso sia cresciuta chissà quanto, però da quando ero piccola così insomma, diciamo che l'ho sempre guardata, ho sempre visto tutti i film che ha fatto, ho guardato anche Hannah Montana, quindi cioè più di me nessuno mai, diciamo. Poi, per quanto riguarda l'app più usata di questo mese, abbiamo Spotify, che è l'applicazione che penso conosciate tutti quanti. E niente, quindi penso che Spotify la conoscete tutti, perché la usiamo tutti quanti giornalmente per ascoltare musica, o almeno io, perché il tragitto che faccio da casa a scuola e da scuola a casa, appunto, lo passo con le cuffiette nelle orecchie e con le canzoni su Spotify. E a proposito di canzoni su Spotify, le mie canzoni preferite di questo mese sono Something Stupid from Better Call Saul, perché è una delle canzoni che appunto c'erano nella serie, e quindi quella è una delle mie canzoni preferite, starete ascoltando sicuramente un po' in sottofondo. Poi I Don't Give a Fuck di Dua Lipa, perché sì. We Can Do Better di Matt Simons, no, non ho la più pallida idea di come si pronuncia il suo cognome. Hands Up di Merk Cremont, spero di averlo pronunciato bene, oh mio dio. E poi Felicità Puttana dei The Journalisti, perché ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice. Sì, lo so, le mie doti canore sono il top, però non c'è bisogno che me lo diciate anche voi nei commenti, cioè già lo so di mio. Comunque, scherzi a parte, per quanto riguarda altri preferiti per questo mese, cover preferita, principalmente ne ho una trasparente semplicissima, quindi per il momento nulla. Per quanto riguarda vestiti preferiti, ho usato molto questa felpa durante questo mese. Accessori, il mio orologio di Decathlon, che ormai, cioè,
sta andando un attimo a decadenza, c'ha tutto il vetro graffiato perché io sbatto il braccio di qua e di là, quindi... E poi questo braccialetto della Germania, Deutschland, che praticamente ha Guten Morgen scritto sopra, because sto andando davvero molto molto bene in tedesco. Infatti la professoressa ha detto che infine... a fine anno mi vuole mettere 10, quindi lo festeggiamo così con il braccialetto Guten Morgen. Anzi ragazzi, mi è venuta un'idea. Se vorreste un video in napoletano, in tedesco, in francese o in inglese, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché secondo me potrebbe essere un'idea davvero molto interessante. Uno, per vedere la mia pronuncia. Due, per vedere quello che mi ricordo di quello che ho studiato. E tre, perché potrebbe essere un bel video da usare contro di me nel caso io dovessi farvi qualcosa, perché rovinerebbe a vita la mia reputazione. Quindi, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Intanto, io non so quanto stia durando questo video, però ragazzi, direi che come primo video di preferiti del mese potrebbe essere tutto. Magari fatemi sapere altre categorie che potrei inserire in questo video, altre cose di cui vi piacerebbe che io vi parlassi e cose del genere. E ovviamente vi ricordo come tutti i video di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e di condividerlo con tutti i vostri amici per aiutarmi a crescere. E niente ragazzi, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi video. E fidatevi che c'è un video molto molto carino che deve uscire in collaborazione con una pagina di Instagram, però per il momento non vi voglio spoilerare nulla. E niente, ci risentiamo fra qualche days. Bella!